Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo tutorial di Food Photography Italia. Io sono Stefania Casali e oggi guarderemo insieme come ottenere uno scatto in dark mood. Quello che vedete ora a video è uno scatto in RAW ancora completamente da sviluppare, appunto in dark mood, ovvero con delle suggestioni piuttosto scure. Vediamo insieme come ottenere questo scatto, quindi il set abbinato a questo scatto. Allora, faccio partire il live view della mia macchina fotografica, eccoci qua, per vedere appunto com'è composto lo scatto. Quella che vedete entrare è la luce della finestra di casa mia, non è molta, ha un'angolazione che non è il massimo, ma cercheremo di sfruttare quello che abbiamo. Ora, come fare questo scatto? Come creare il set? Prima di tutto sfondi scuri, quindi io ho messo dietro uno sfondo nero, grigio scuro, con delle screziature. Raramente faccio fotografie il cui sfondo è completamente nero, di un nero profondo ed omogeneo, perché dal mio punto di vista, a parte non sono scatti particolarmente drammatici, diventano piuttosto piatti, bidimensionali. Il nero profondo non crea un gioco di tridimensionalità. Come ottenere quindi un gradiente, comunque un'ombreggiatura dello sfondo? Attraverso un pannello assorbente. In questo caso io utilizzo un pannello di polistirolo dipinto di nero da una parte e lasciato di bianco dall'altra, a cui applico queste pinze che mi permettono di avere due piedini di appoggio per i miei pannelli riflettenti. In questo modo sono un pochino più stabili. Il secondo pannello serve per assorbire la luce da questo lato dei pomodori. Se non ci fosse, sarebbero molto più illuminati, mentre noi vogliamo cercare di ottenere un'atmosfera piuttosto scura. Diffondere o non diffondere la luce in uno scatto in dark mood? Dipende. Se avete, come nel mio caso, un riflesso che potrebbe essere molto acceso, vi consiglio di spegnerlo attraverso una minima diffusione. Questo che vedete è un pezzettino di carta da lucido, è nota anche come la carta da architetti. È un materiale traslucido che diffonde benissimo la luce. Si vende in diversi formati, rotoli, album, fogli separati ed è di diverso spessore, di diverso peso. Questa è quella più pesante, più densa. Come vedete, ora che ho tolto questo piccolo pezzettino di pannello diffusore, questo riflesso è diventato molto più acceso. I riflessi troppo duri sono un pochino difficili da gestire. Quindi meglio spegnerli là dove è possibile, appunto attraverso dei diffusori. Perché è così piccolo? Se io utilizzassi un diffusore grande, andrei a illuminare involontariamente lo sfondo. Perché? La luce generalmente influisce con la materia con degli angoli ben precisi. La luce si riflette con un angolo preciso, si rifrange con un angolo preciso, mentre nella diffusione questa regola non vale, la diffusione è omnidirezionale ed è caotica, quindi la luce, una volta diffusa, si infila dappertutto. Avrei quindi problemi perché mi ritroverei il mio sfondo più illuminato di prima. E quindi che cosa faccio? Utilizzo un pannellino diffusore che mi serve per diffondere la luce solo dove voglio io. Questo vale un po' anche per quanto riguarda, scusate, passo davanti alla fotocamera. Questo vale un po' anche per quanto riguarda i pannelli riflettenti. Che significa? Se dovete riflettere la luce su una ciliegina in un sfondo veramente scuro e utilizzate un pannello riflettente enorme, naturalmente la luce andrà a infilarsi dappertutto, rifletterete la luce dappertutto e quindi perderete quello schema di luce che voi vi eravate costruiti. I pannelli riflettenti in fotografia devono generalmente essere commisurati al soggetto. Quindi soggetti piccoli, generalmente pannelli piccoli. I pannelli molto grandi si usano generalmente in ritrattistica, nello still life si usano pannellini riflettenti piccolini. Mentre i pannelli diffusori molto grandi si possono, come questo,
si possono utilizzare se dovete diffondere la luce in tutta la scena, naturalmente nessuno lo vieta. Così come se dovete fare un total white e avete bisogno di molta luce, quindi di una grande riflessione, potete usare pannelli riflettenti molto grandi. Il dark mood generalmente vede un soggetto più illuminato, in questo caso il nostro pomodoro, e la scena dietro più scura. Se volete ottenere il nero totale nello sfondo, potete utilizzare un terzo pannello di polistirolo, scusatemi. Eccomi qua. Potete utilizzare un terzo pannello di polistirolo messo sopra. Il pannello di polistirolo è molto comodo perché potete fermarlo con gli stuzzicadenti. Ecco qua, vi mettete sopra e ancorate con uno stuzzicadenti il vostro pannello a quello sotto. La stessa cosa fate dall'altra parte e vi ritroverete una struttura molto più stabile, che non cade facilmente. Ora, in questo caso io non voglio il nero totale nel mio sfondo e quindi lo elimino. Voglio invece creare magari un gioco di luce sulla parte frontale. Che cosa posso usare? Ad esempio questo. È un prisma di cartoncino Bristol, si fa in un attimo, piegando appunto con una sezione a triangolo il vostro cartoncino e vi aiuta a scurire là dove volete il vostro set. Ora vedremo che cosa otteniamo. Ecco fatto. In fase di scatto, ora io fermerò il video, cambierò il mio obiettivo e vedremo come scattare questa immagine di cui abbiamo visto insieme il set. Ci vediamo tra un po'.